Trasmettiamo il messaggio tenuto nella Chiesa Evangelica Fontanellato, le quattro personalità nel Nuovo Testamento, 24esima parte, oratore Andrea Belli. Buon ascolto. Vogliamo salutare i fratelli di Parma, che sono venuti a trovarci questa mattina. E abbiamo anche due ospiti, che per la prima volta sono qui. Grazie di essere qui insieme con noi, poi magari dopo avremo occasione di conoscerci. Vogliamo continuare il nostro studio sulle categorie di personaggi che stiamo vedendo nel Nuovo Testamento. Abbiamo iniziato l'ultima, ovvero il credente spirituale. Abbiamo preso come testo base Romani capitolo 8, quindi vogliamo riprendere da dove ci siamo fermati l'ultima volta. Romani capitolo 8, i primi 17 versetti. Dice l'Apostolo Paolo: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo spirito. Nella nuova riveduta queste parole non ci sono. Perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio figlio in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. Infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito. Ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello spirito, se lo spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo spirito dà vita a causa della giustificazione. Se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se mediante lo spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio, e se siamo figli siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Ci siamo fermati l'ultima volta al versetto 4 per vedere quello che è un primo concetto, una prima caratteristica del credente spirituale. Intanto, che cosa si intende per credente spirituale? Abbiamo detto che per credente spirituale si intende colui che si lascia dominare dallo Spirito Santo e che agisce secondo i dettami dello Spirito Santo. Non a caso l'Apostolo Paolo in Galati capitolo 2 versetto 20 dice: non sono più io che vivo. Ecco che è il credente spirituale. È una persona che dal momento in cui ha conosciuto Cristo ha lasciato completamente la sua vita al Signore. Non è più lui che vive, ma è Cristo che vive in lui. Attenzione, il Signore Gesù Cristo, se credenti siamo, se figliuoli di Dio siamo, abita nei cuori di tutti coloro che si sono arresi a Lui. Però abbiamo visto, a parte il falso credente, tre tipi di credenti. Eppure il Signore Gesù Cristo abita
nel cuore di questi credenti. Allora la domanda è: come mai noi abbiamo credenti carnali? Come mai noi abbiamo nella scrittura credenti deboli? Ho dovuto saltare, anche per una questione di tempo, la debolezza nella fede. Non so se magari in un futuro potremo riprendere questo argomento. E perché noi abbiamo i credenti spirituali? Allora, il credente spirituale è chiaro che ha delle caratteristiche, delle qualità che non traspaiono nella vita delle altre due tipologie di cristiani. E abbiamo visto che una prima qualità, che non traspare un giorno, due giorni e basta, ma che è per tutta una vita, cioè un qualcosa di costante, è il fatto che il credente spirituale è consapevole che è passato dalla morte alla vita. Può sembrare qualcosa di banale, cioè banale, nel senso qualcosa che ormai è assodato, chi è cristiano, chi è credente lo sa, che è passato dalla morte alla vita. Ma tante volte corriamo il rischio di dimenticarcelo. Tante volte corriamo il rischio di dimenticare che qualcuno che corrisponde alla persona perfetta del Signore Gesù è morto per darci la vita. Perché altrimenti noi abbiamo credenti che danno ascolto ancora alla voce della carne? Oppure credenti che si scoraggiano, l'abbiamo visto nei credenti deboli, coloro che si scoraggiano facilmente. Per quale motivo? Ebbene, il figliuolo di Dio che cammina nello Spirito ha sempre presente il fatto che non c'è più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Prima su di noi pendeva un giudizio, fratelli e sorelle. C'era una sentenza di morte. Questa sentenza è stata tolta. Non so se noi siamo realmente consapevoli di questo. C'era una sentenza di morte sul nostro capo, ma è stata tolta. Al posto di questa sentenza di morte abbiamo la grazia, la misericordia e la compassione del Signore. Ebbene, nel versetto 4 dice Paolo: affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne ma secondo lo Spirito. Questo principio dell'adempimento, affinché, dice, il comandamento della legge fosse adempiuto in noi. Potevamo noi adempiere? Potevamo noi portare a compimento il comandamento della legge? Non potevamo. Chi è che ha portato a compimento tutto quanto? Tanto che non c'è più nulla da aggiungere, tanto che non c'è più nulla da togliere. Il Signore Gesù. Il Signore Gesù in Matteo 5 poteva dire: non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Per portare a termine, per porre la parola fine, per porre la parola fine al problema del peccato dell'uomo. Poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota, un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto. Il Signore non è il Dio che lascia le cose a metà. Dio non ha mai lasciato le cose a metà. Quando noi apriamo la Bibbia, iniziamo a leggere Genesi 1, abbiamo il racconto della creazione. Dio non ha creato a metà. Dio ha portato a compimento la creazione. Non ha lasciato le cose in modo superficiale. Le ha portate a compimento. E questo vale anche per il piano di salvezza. Il Signore Gesù non ha compiuto a metà. Il Signore Gesù non ha detto: arrivo fino a questo punto, adesso è affare vostro, adesso fate voi, adesso cercate voi di conquistarvi la salvezza con le vostre belle e buone opere. No? Il Signore Gesù ha portato a compimento tutto, al 100%. Nulla è stato lasciato indietro. Ecco perché in Giovanni 17, sempre Gesù dice: io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora, o Padre, glorificami tu presso di te, della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. E notate che in Giovanni 17 Gesù non è ancora morto sulla croce e non è ancora risuscitato di conseguenza. Come mai il Signore Gesù dice: io ho compiuto? Ma come? Devi ancora andare sulla croce? Devi ancora risorgere? Vedete,
Uno dei compiti che aveva il Signore Gesù non era soltanto quello di morire e di risuscitare per la nostra salvezza. C'era un compito primario che doveva portare a termine, che era rivelare il Padre. Egli doveva rivelare il Padre. E quando qui Gesù dice: io ho compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare, lui stava parlando della rivelazione di Dio Padre. Io ti ho fatto conoscere a questi discepoli. Io ti ho fatto conoscere al mondo. Ecco perché il Signore poteva dire, quando Filippo, vero, gli fa quella famosa domanda: mostraci il Padre. Io e il Padre siamo uno, perché mi chiedi questo? Perché mi chiedi mostraci il Padre? Basta che vedi me. Basta che vedi le mie qualità, basta che vedi le mie caratteristiche e tu vedi Dio. Questa era la sua funzione ed era la sua funzione primaria. Dopo di questo veniva l'opera di salvezza. Ma il compito primario era rivelare il Padre, far vedere al mondo chi è Dio. Pensiamo, fratelli e sorelle, che Dio ha camminato in mezzo agli uomini. Non era più la Shekinah, in ebraico, cioè la gloria dell'Antico Testamento, una nuvola, qualcosa di velato, qualcosa che si vedeva e non si vedeva. No, nel Nuovo Testamento abbiamo l'ultima rivelazione, Gesù Cristo che rivela Dio e fa vedere chi è Dio, in mezzo agli uomini, e tutti possono ascoltarlo, tutti possono vederlo, tutti possono capire chi Lui è. Purtroppo non tutti lo hanno capito. Orecchie incirconcise, cuori incirconcisi, quanti cuori incirconcisi il Signore ha dovuto incontrare. Mi colpiva un passo che leggevo recentemente, quando il Signore Gesù, in una particolare circostanza, dice il testo, si meravigliò della loro incredulità. Eppure Gesù sa tutto, come fa a meravigliarsi di qualcosa? Ma è molto, molto solenne questo. Gesù si meravigliò della loro incredulità, della loro mancanza di fede. In contrapposizione a quando Gesù si meravigliò, quando si dovette incontrare la fede del centurione. Non ho mai visto nessuno in Israele con tanta fede quanto questo pagano. E c'è scritto: Gesù si meravigliò. Fratelli e sorelle, io mi chiedo personalmente: com'è la mia fede? Se io fossi 2000 anni fa, se io andando indietro nel tempo e incontrassi Gesù, lo Spirito Santo attraverso gli evangelisti potrebbe scrivere: Gesù si meravigliò della fede di Andrea? Potrebbe scriverlo. Com'è la nostra fede davanti al Signore? E poi abbiamo il compimento dell'opera salvifica, Giovanni 19:30, quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto, e chinato il capo rese lo spirito. Vi avevo già accennato questo dettaglio che abbiamo nel greco, nelle versioni italiane questo sfugge, ma noi abbiamo una posizione del capo, della testa del Signore Gesù completamente diversa dagli altri crocifissi. Chi moriva in croce, il capo era declinato in avanti. Quando il crocifisso moriva, declinato in avanti, Gesù pone il suo capo a lato. Lo depone. Non è l'uomo che ha deciso la morte del Signore Gesù. Lui lo ha deciso. Perché lui è il padrone della vita e della morte. Ecco perché il Signore Gesù poteva dire: nessuno mi toglie la vita, nessun uomo ha questo potere. Sono io che decido di deporla e sono io che decido di riprendermela. E alla fine del versetto 4 abbiamo questa, per chi ha Diodati, questa ripetizione, che alla Nuova Riveduta è la prima volta che trova questa espressione, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Notate, il credente spirituale rientra in questa espressione, che camminiano secondo la carne e non secondo lo Spirito. L'Apostolo Paolo lo dà per assodato. Non lo presenta come un'opzione. Forse, magari, potremo camminare secondo lo Spirito. No, non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Chi sono coloro che sono in Cristo Gesù? Coloro che non camminano più secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Cioè si parla di uno stile di vita qua.
Si parla di una vita vissuta nello Spirito Santo, dominata dall'azione dello Spirito Santo. Ecco perché l'Apostolo Giovanni nella sua seconda epistola può dire: in questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Questo è il comandamento in cui dovete camminare, che avete imparato fin da principio. In questo è dimostrato l'amore. Quante volte abbiamo ripetuto, ribadito questo concetto? La più grande dimostrazione di amore è l'ubbidienza. Se io non ubbidisco a Dio, non lo sto amando. Anche se dico milioni di volte ti amo, Signore, quello che contano sono i fatti. Quello che conta è lo stile di vita che io ho davanti al Signore. Seppure non siamo perfetti, ma siamo chiamati a tendere verso la perfezione. Siamo chiamati a camminare secondo lo Spirito. E sempre Giovanni, nella sua prima epistola questa volta, dice: questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, ecco l'ipocrisia, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Gli standard di Dio sono alti, molto molto alti. Siamo figlioli di Dio, non possiamo essere come gli altri. Gli standard di Dio sono alti. Se noi diciamo di avere comunione con Lui, dobbiamo dimostrarlo. I fatti contano. La concretezza del nostro stile di vita. Se noi camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. E qui si parla di uno stile di vita completamente opposto, che è quello di essere schiavi del peccato. Sappiamo che per un figliuolo di Dio questo non è più possibile, altrimenti non è credente. Lo abbiamo visto nei falsi credenti, questa, la prima categoria. Coloro che si illudono, ma non sono, perché ancora camminano nelle tenebre. Noi siamo passati dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce. Quindi non possiamo più nuovamente camminare nelle tenebre. Versetto 5. Infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito. È molto importante vedere ancora qui questa contrapposizione così forte, così netta, tra coloro che sono secondo la carne e coloro che sono secondo lo Spirito. Leggiamo insieme quello che è scritto nel Salmo 94, quello che dice il salmista. Salmo 94, versetti 11 e 12. Una contrapposizione veramente molto bella, ma anche molto importante. Il Signore conosce i pensieri dell'uomo, sa che sono vani. Beato l'uomo che tu correggi, Signore, e istruisci con la tua legge. Allora l'Apostolo Paolo dice: quelli che sono secondo la carne pensano. Quindi entra in azione la mente. Tutto parte da qui. Il peccato, se è quando esso c'è, non è nell'azione. L'azione è sempre una conseguenza. Il peccato risiede qui. Il peccato risiede nel pensiero. Non parlo di quei pensieri che Satana cerca di instillarci nella mente, ma che noi eliminiamo subito. Questa è un'azione di Satana. Se questi pensieri però non rimangono e vengono eliminati per l'azione dello Spirito, non è peccato. Il problema è quando questi pensieri permangono. E poi questi pensieri si trasformano in azione, con conseguenze drammatiche. Il salmista dice: Dio conosce i tuoi pensieri. Dio sa quello che pensi quando ti alzi la mattina, quando vai al lavoro, quando rassetti la casa, quando pulisci la casa, quando educhi i tuoi figli, quando fai qualunque attività. Dio conosce i tuoi pensieri e Lui sa se sono pensieri nobili, se sono pensieri che portano gloria al suo nome o se sono pensieri dove Lui deve nascondere il suo volto. Qui si parla dell'empio
e dice che i pensieri dell'empio sono vani, cioè non portano a niente, sono vuoti. Ma colui che è corretto da Dio, il figliuolo di Dio che è corretto dal Signore, è beato. Guardate, beati non sono soltanto coloro che ricevono le benedizioni di Dio, anche la correzione di Dio è una benedizione. Ma noi dobbiamo cogliere questa lezione, perché è una lezione difficile da imparare. Quando Dio corregge, è una benedizione. Nulla avviene per caso. Quando Dio disciplina un suo figlio, è una benedizione, perché se non ci fosse quella correzione, cosa dice l'autore della lettera agli ebrei? Noi saremmo come dei figli bastardi, cioè che non hanno genitori, figli di nessuno, come qualcuno li chiamava un tempo. Invece siamo figliuoli di Dio, e lui corregge i suoi. Quindi è beato l'uomo che è corretto. E non può far altro che dire grazie Signore per avermi corretto. Grazie Signore perché mi hai rimesso sulla strada giusta. Perché talvolta ci vuole la bacchetta del Signore, perché noi possiamo ritornare sulla strada giusta. Non solo, ma l'autore della lettera agli ebrei ci dice anche che è la parola di Dio stessa che giudica i nostri pensieri. Non solo, i nostri sentimenti anche. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla, essa giudica. Qui si parla della parola di Dio. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, la potenza di questo libro che sprigiona. Quando noi lo leggiamo, quando noi la studiamo, ma ad un certo punto, come è accaduto tante volte al sottoscritto, si deve fermare e piangere davanti a Dio, perché la parola di Dio giudica i pensieri, i sentimenti. Non è un libro come un altro quello che noi abbiamo davanti, non è un libro qualsiasi, è il libro di Dio. E quando noi lo leggiamo e lo studiamo con lo spirito giusto, con lo scopo di essere istruiti da Lui, state certi che Dio porterà a termine, anche qui, porterà a compimento quello che Egli vuole fare di noi. Domandiamoci, fratelli e sorelle, quali sono i nostri pensieri che albergano durante la nostra giornata. L'Apostolo Paolo ai Filippesi poteva dire: «E la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù». Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Dio sa se la nostra mente è piena di questi pensieri, cose giuste, cose amabili, cose pure, cose onorevoli, cioè che portano gloria al suo nome. Però ci possono essere l'esatto contrario, cose false, cose ignobili, cose che non portano onore al nome del Signore. L'esatto contrario. Dipende solo da noi. Nessun altro può prendere il nostro posto. Soltanto noi siamo i diretti responsabili di quello che poi un giorno sarà, quando incontreremo il Signore, il suo giudizio, cioè la sua valutazione. Come Dio ci valuterà? Siamo noi diretti responsabili. Non potremo fare gli scaricabarile. Non potremo essere come Adamo ed Eva che si incolpavano l'un l'altro. Siamo noi diretti responsabili. Salmista nel Salmo 139 dice, bellissimo: «Signore, Tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero». Vuol dire prima ancora che il pensiero nasca, prima ancora che il pensiero sorga alla mente, Tu, Signore, lo conosci, Tu mi hai esaminato, Tu sai chi sono, Tu mi conosci. Il figliuolo di Dio, qualunque figliuolo di Dio, quindi sia credente carnale, sia credente debole, sia credente spirituale, ha una conoscenza personale di Dio. Ed è questa la differenza più grande che c'è con i religiosi, cioè col falso credente. Avere un rapporto personale col Signore, ma il credente spirituale mantiene questo rapporto.
lo conserva, lo custodisce, sempre per l'azione dello Spirito Santo. È in diretta comunione con Dio, cosa che non è nel credente carnale, ad esempio. C'è una comunione che si vive giornalmente, giorno dopo giorno, con il Signore. Allora, quando noi ci alziamo la mattina e facciamo questa stessa preghiera che fece il salmista Davide nel Salmo 139, tu mi hai esaminato, tu sai chi sono, tu vedi nel mio cuore, tu vedi nella mia mente e mi conosci. Che cosa possiamo dire? Che valutazione possiamo dare? Possiamo dire so di esserti gradito? Oppure dobbiamo dire le parole di Davide nel Salmo 32, finché ho taciuto il mio peccato gravava su di me. Vedete, o uno o l'altro. Non ci può essere vero una via di mezzo. Versetto 6 di Romani 8 ci viene parlato del pericolo della carne. Qui ovviamente per carne non si intende, in greco è sarx, non si intende il corpo, ma si intende ciò che noi abbiamo ereditato da Adamo quando lui ha commesso peccato. Viene chiamata la natura adamitica. E quando un bimbo nasce, nasce con questa natura. Non importa quanto piccolo sia, nasce con questa natura. Ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio. Non c'è niente della nostra carne che possa piacere a Dio. Niente. Anche quello che apparentemente noi potremmo fare e che gli altri giudicano buono, Dio lo giudica cattivo, perché è fatto secondo la carne. Ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio. Sempre Davide dice nel Salmo 10: l'empio nella sua superbia perseguita con furore i miseri. Essi rimangono presi nelle insidie tese dei malvagi, poiché l'empio si gloria delle brame dell'anima sua, benedice il rapace, cioè colui che ruba, e disprezza il Signore. Qui si parla dell'empio. E viene descritto come un uomo che si vanta, prima abbiamo parlato del vanto, vero? Che si vanta, che si gloria delle brame dell'anima sua, di ciò che lui vuole, di ciò a cui lui ambisce. Con i miei colleghi di lavoro tante volte si parla di ambizioni e c'è chi ambisce una cosa, c'è chi ambisce l'altra, però nessuno mi dice io ambisco ad essere gradito a Dio, questo non l'ho ancora sentito. Ambizioni che possono essere anche legittime, ma se non c'è Dio, se non c'è il Signore in queste ambizioni, sono ambizioni carnali, sono ambizioni vuote, vane, che non portano assolutamente a niente. Difatti, l'empio, perseguendo i suoi obiettivi, disprezza il Signore, disprezza Dio. Guardate che carta d'identità, sempre la scrittura dà dell'empio, di colui che non conosce Dio. Anche la persona, potremmo dire, per bene, anche la persona apparentemente buona, che ha dei sani principi, ma se non c'è il Signore, lui lo sta disprezzando. L'empio è questo. L'empio disprezza Dio. Magari non lo dice con la bocca, magari è una persona che non bestemmia, ma sta disprezzando Dio, perché se Dio non è nel suo cuore, è contro di lui. Il Signore Gesù lo dice molto chiaramente: chi non è per me è contro di me, non c'è la via di mezzo. Chi non è per me è contro di me. Invece che cosa desiderava il salmista? Salmo 119, versetto 174. Io bramo la tua salvezza, Signore, e la tua legge è la mia gioia. Ma che cambiamento! Qui non si parla di ambizione umana, di un'ambizione carnale. Dice io bramo la tua salvezza. Qui evidentemente si parla di salvezza fisica. Ma dice anche la tua legge è la mia gioia. Un empio non può parlare così. Chi non è un figliuolo di Dio non può parlare così. Non solo, chi non è un credente spirituale non può parlare così. Solo un credente spirituale parla in questo modo. La tua parola è la mia gioia, perché non posso fare a meno di lei. Non posso farne a meno. È la mia ricchezza. È il dono che tu mi hai dato.
uno dei tanti doni che tu ci hai dato, che tu mi hai dato. Se noi consideriamo, fratelli e sorelle, quanta fatica devono fare dei cristiani da altre parti del mondo per avere una Bibbia tra le mani, e la cercano per mari e per monti perché la vogliono avere tra le mani. Guardiamo che privilegio noi fratelli abbiamo. Abbiamo un privilegio enorme, però possiamo dire, non solo con le parole, ma con lo stile di vita che noi stiamo vivendo, la tua legge è la mia gioia. Quello che brama la carne, dice l'Apostolo Paolo, qualcosa di terribile, è morte. Che cosa c'è di più terribile della morte? A me non mi viene in mente altro. Ciò che brama la carne è morte. Tutto ciò che ci separa da Dio, non soltanto la morte fisica, questo salario del peccato, ma tutto ciò che ci separa da Dio, perché morte è separazione. Morte uguale a separazione. In Proverbi 8 è scritto: chi mi trova, è la saggezza che parla, cioè chi trova la saggezza, trova la vita e ottiene il favore del Signore, ma chi pecca contro di me fa torto a se stesso. Tutti quelli che mi odiano amano la morte. Pensate, fratelli e sorelle, mi ha colpito questo brano, eh? Della morte non parliamo di ciò che precede la morte, ma della morte in sé, col suo potere velenoso, il figliuolo di Dio non ha più paura, è stato liberato da questo timore. Non sto parlando di ciò che precede la morte, perché se io devo soffrire in modo atroce, ho paura di questo. Ma sto parlando di quello che è il potere della morte, che ormai non mi può più colpire. La morte non può più separarmi da Dio. Se sono un figliuolo di Dio, io appartengo a Lui e non c'è morte che tenga. I Romani sempre 8, che cosa dice l'Apostolo Paolo? Chi può separarmi dall'amore di Cristo? Può la morte separarci dall'amore di Cristo? No, non ha questo potere la morte. Quindi la morte in sé per sé, noi ne siamo stati liberati da quel timore. Però se noi parliamo della morte ai nostri amici, ai nostri conoscenti, che cosa ci dicono? Beh, insomma, un po' di timore viene fuori, no? Che cosa c'è dopo la morte? L'aldilà, un salto nel buio, come poteva dire Voltaire. Vi ricordate l'aneddoto che vi avevo raccontato su questo filosofo ateo che ha passato l'ultima notte della sua vita in modo atroce? Un salto nel buio. Un figliuolo di Dio non parla più così. Ma in realtà, che cosa dice la scrittura? Se tu odi la vita, cioè se tu odi il Signore, tu stai amando proprio la morte. Stai amando proprio quel principio di cui tu hai paura. Guardate che paradosso, è pazzesco. L'empio ama ciò di cui ha paura, la morte. In altre parole, tu ci vuoi andare là. Tu ci vuoi andare. Non è un incidente di percorso. Se tu ti troverai separato da Dio, non è perché Dio ha sbagliato valutazione. Non è perché Dio ha sbagliato giudizio, è perché tu ci volevi andare lì. È stata una tua scelta, deliberata e volontaria, perché volevi esserci lì. E adesso ti prendi tutto il pacco regalo, con tutto annessi e connessi. Ecco che cosa la parola di Dio ci insegna. Chi odia la vita, chi odia Dio, ama la morte, e non soltanto, fa anche torto a se stesso. Si può essere più stolti, fare torto a se stessi, cioè farsi del male, farsi del male. Ancora in Proverbi 11, 18, 19, l'empio fa un'opera illusoria, ma chi semina giustizia ha una ricompensa sicura. Così la giustizia conduce alla vita, ma chi va dietro al male si avvia verso la morte. Vita e morte sono concetti con totale contrapposizione, ma che vanno scelti. Che cosa disse un giorno il Signore al popolo di Israele? Io ti metto davanti la vita e la morte. Soltanto tu puoi fare la scelta. Ma io ti dico, scegli la vita. Vita e morte. Quale delle due strade l'uomo prenderà? Il credente spirituale
non soltanto ha scelto la via della vita, anche il credente carnale lo ha fatto, anche il credente debole lo ha fatto, ma il credente spirituale ha sempre davanti quel traguardo e quella meta che vuole raggiungere. Il credente carnale si guarda a destra e a sinistra, ma il credente spirituale va dritto, come un cavallo che supera gli ostacoli per raggiungere la meta. Il passo che vi ricordavo la volta scorsa dell'Apostolo Paolo: io non mi guardo più indietro, io vado avanti per raggiungere la meta. Ecco che è il credente spirituale. Quando il Signore Gesù parla delle due vie, vero? Matteo 7, entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Ancora questa contrapposizione tra vita e morte. Mentre ciò che brama lo spirito, dice l'Apostolo Paolo, è vita. Ciò che brama la carne è morte, ciò che brama lo spirito è vita. In totale contrapposizione. Della vita la scrittura fa una distinzione tra vita fisica e vita eterna. La vita eterna ovviamente è infinitamente superiore. La vita fisica ce l'hanno tutti coloro che vengono al mondo hanno la vita, ma si intende una vita fisica. Ad esempio, quando Giobbe poteva dire: lo spirito di Dio mi ha creato, il soffio dell'Onnipotente mi dà la vita. Si ricorda, vero, il momento in cui Dio creò Adamo, che gli soffiò, gli inalò nelle narici quell'alito vitale che lo rese anima vivente. Ma la scrittura piuttosto ci parla di un'altra vita, di una vita che non avrà veramente mai fine. E chi è che ce la dà? Il Signore. Allora il credente spirituale dice: tu Signore mi hai dato la vita, non soltanto quella che noi stiamo vivendo oggi, tu mi hai dato la vita eterna. In che modo io posso ringraziarti? In che modo io posso comportarmi in modo che io sia gradito a te? E allora abbiamo una totale consacrazione. Il salmista dice, Davide, nel Salmo 36, «O Dio, com'è preziosa la tua benevolenza! Perciò i figli degli uomini cercano rifugio all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa, tu li disseti al torrente delle tue delizie, poiché in te è la fonte della vita, e per la tua luce noi vediamo la luce». Fratelli e sorelle, eravamo ciechi noi, tenebre coprivano i nostri occhi. Vi ricordate la gioia del cieco nato quando poté recuperare la vista? Saltava di gioia. Adesso posso vedere! Non potevo vedere prima! Ora posso vedere! Guardatemi, posso vedere tutto! E quando gli scrivi i farisei incalzano e gli dicono: chi ti ha fatto questo? Ma non sai che lui è un peccatore? Non sai che è un malvagio? Che cosa risponde a questo ex cieco? Non so niente di questo, ma io vi posso dire una cosa, che io prima non ci vedevo, ma ora ci vedo. Questo vi posso dire, non sono un teologo, non sono un filosofo, io vi posso solo raccontare la mia esperienza. Io prima ero cieco e adesso vedo. E il desiderio che ha questo ex cieco di incontrare colui che gli ha dato la luce. Chi è Signore? E il Signore Gesù risponde: sono io che ti sto parlando. E questo ex cieco si converte immediatamente al Signore Gesù. Per la tua luce, dice Davide, noi vediamo. Non siamo guariti da per noi, per le nostre forze. Se noi siamo diventati anche noi ex ciechi e ora vedenti, è solo perché Dio ci ha illuminato con la sua luce. Epistola a Tito, capitolo 3, versetti 5 a 7. Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, che Egli ha sparso abbondantemente su di noi, per mezzo di Cristo Gesù nostro Salvatore, affinché giustificati dalla sua grazia diventassimo in speranza eredi
della vita eterna. Egli ci ha salvato, non per opere giuste che abbiamo fatto, ma mediante quella potenza dello Spirito Santo che sa rigenerare, che sa dare nuova vita, quella vita eterna di cui abbiamo anche parlato in precedenza, per essere eredi delle ricchezze eterne del Signore. Il credente spirituale è consapevole di essere passato dalla morte alla vita, che non c'è più nessuna condanna per lui, che è erede delle ricchezze eterne di Dio. Di fronte a quello che Dio ci ha dato, come possiamo noi non rispondere con una totale consacrazione a Lui? Me lo chiedo. Come facciamo a non dare questa risposta? Come possiamo soltanto pensare che possiamo ancora vivere per noi stessi? Come possiamo? Quando Dio ha fatto tutto questo per ciascuno di noi. Vado verso la conclusione. Ciò che brama lo Spirito non è soltanto vita, ma c'è un altro elemento, la pace, di cui tanto si parla. Più si parla di pace, più ci sono guerre. Questo è il paradosso del mondo. Più si parla di pace, più ci sono guerre. Ma qui si parla della pace del Signore, di una pace che è eterna. Isaia 26 è scritto: aprite le porte ed entri la nazione giusta che si mantiene fedele. A colui che è fermo nei suoi sentimenti tu conservi la pace. La pace perché in te confida. Confidate per sempre nel Signore, perché il Signore, sì, il Signore è la roccia dei secoli. È un brano, un messaggio rivolto al popolo di Israele che si mantiene fedele. Vedete, la fedeltà va mantenuta, va conservata. Ma nello stesso tempo è scritto che chi confida nel Signore mantiene anche la pace. Quella pace che è indipendente dalle situazioni e dalle circostanze. Quella calma, quella serenità che caratterizza veramente il credente spirituale. Questo perché, e concludo, il nostro Dio, uno dei nomi del Signore, è il Dio della pace. Ebrei 13. Ora il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui, per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha risuscitato il Signore Gesù Cristo. Guardate che grande Dio noi adoriamo. Il Dio della pace, il Dio dell'amore, il Dio della verità, il Dio della giustizia. Allora il credente spirituale si contraddistingue proprio con queste consapevolezze. Perché, non ve lo siete mai chiesti, fratelli e sorelle, ma come fa quel fratello e quella sorella a resistere a quella prova, a quella sofferenza? Come fa ad essere sempre sorridente, nonostante quello che gli sta capitando? Come fa questo fratello, questa sorella, a mantenersi fedele? Ecco come fa. In Romani 8 ne abbiamo le risposte. Perché sa che è passato dalla morte alla vita. Perché sa che era un perduto ed è stato salvato dal Signore. Perché sa che è erede della vita eterna e di tutte le ricchezze del Signore. Anche qualunque figliuolo di Dio ha queste certezze. Il problema è se noi diamo spazio allo Spirito Santo affinché ce le ricordi giorno dopo giorno, che veramente, fratelli e sorelle, possiamo essere dei figliuoli di Dio verso i quali Dio può dire: io gradisco questo mio figlio nel modo in cui si sta comportando, nel modo in cui pensa, nel modo in cui agisce. Che veramente possiamo essere tutti quanti credenti spirituali consacrati a Dio. Amen. Amen.